Ed eccoci ragazzi, buon anno, bentornati. E non è una giornata da naso rosso, ritorniamo in studio alla normalità perché cioè, ci basta un fratello maghetto. Non è una giornata da naso rosso, voi sapete quello che sta succedendo in Tunisia. E che noi su Reset e non page stiamo seguendo con una diretta web speciale con tutte le informazioni in merito, con tutto quello che sta avvenendo, foto, news, video, che vi preghiamo di seguire anche perché, come ben sapete, la rete sta in queste occasioni, purtroppo, diciamo purtroppo, è la grande protagonista della comunicazione. Qui, come al solito, ogni tanto deve venire buio, ma noi provvediamo perché cosa volete? È così. Ogni tanto bisogna dare un po' di luce alla webcam perché è così. Allora, quindi insomma, diciamo che il TG è satirico fino a un certo punto oggi. Insomma, se andiamo a leggere le notizie che arrivano dalla Tunisia e che, come dicevo, non è che arrivano proprio tutte dai media istituzionali, giusto? Quindi seguite la nostra diretta web, seguite un attimo in home page questo grossissimo, ma sì, diciamo, il polpettone, un po' di allegria ci vuole, su quello che sta accadendo in Tunisia e non solo, perché c'è anche l'Algeria, a seguito di quello che è la crisi economica, l'aumento dei costi degli alimentari. È aumentato in Tunisia il pane del 20%, sono scesi in piazza. Noi invece il pane è aumentato di più del 20% in questi ultimi anni, ma gli italiani sono molto indifferenti e dell'indifferenza è una brutta malattia, perché l'indifferenza è quella che porta a chi esercita il potere a fare quello che vuole. Se oggi ci troviamo in queste condizioni è perché una parte della popolazione è stata un po' indifferente in questi anni a tutto quello che è successo, perché pensano che la politica non li riguardi e quindi hanno delegato tutto a certi personaggi che sono seduti a palazzo. Quindi andiamo un po' a vedere un attimo in home page di Reset com'è la situazione, nel senso che vediamo un po' un attimino. Allora, innanzitutto la Tunisia dovete sapere che Facebook è stato hackerato dal governo, ovvero sia praticamente censurato. È stato arrestato un giornalista, cioè più che arrestato, rapito, sparito dalla circolazione. E ci sono nuovi incidenti a 40 km dall'Algeria, è stata incendiata una banca, un supermercato. Lui è venuto fuori con il suo comunicato stampa che condanna violenze e arresti che stanno avvenendo in Tunisia. Ci sono moltissimi video sulla diretta web, leggeteli perché sono aggiornati in tempo reale. La rete serve per questo. In home page di Reset oggi leggiamo un attimo le uscite, che sono abbastanza importanti. Lo strano caso di una vita migliore, firmato da Piero Ragusini. Poi abbiamo considerazioni sul fine pena e sulle marachelle di mio figlio, Carmine Tomeo. Poi, dall'isola dei Cassaintegrati, il reality più famoso che c'è in rete e non solo, perché è un vero reality. L'isola dei Cassaintegrati, quando il lavoro uccide, 1080 lapidi nel 2010. A firma Alessandro Consonni, per tutti la legge è uguale. Poi abbiamo il riso amaro di Apicella, col suo appuntamento quotidiano, con la sua satira, con il suo riso amaro, che ci spedisce tutti i giorni da Londra, che è da andare a vedere. Poi abbiamo, sempre dall'isola dei Cassaintegrati, 364 giorni sulla torre aragonese.
Anche questo, insomma, da vedere un attimino, vero? Poi abbiamo la diretta di Passaparola come ogni lunedì con Marco Travaglio e poi il post di ieri dedicato alla Tunisia a firma Doriana Goracci titolato Tunisia e le voci di chi lotta. Ieri poi era il compleanno di Joan Baez e c'era un relazionale dello staff per fare i complimenti a Joan Baez, 70 anni. E non sono pochi perché li porta molto bene, sia lei che la sua bellissima voce. E poi abbiamo, sempre da Doriana Goracci, dedicato a Joan Baez, ciao Joan Baez e auguri per te e noi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi l'uscita di ieri, abbiamo riaperto l'anno, quindi sono riniziati i fallimenti bancari in USA e ha riaperto la rubrica, il conto fallimenti bancari riapre i battenti della crisi USA. L'anno scorso ha chiuso con 157 banche fallite, quest'anno è già a quota 2. Benissimo. Allora, poi cosa vediamo? Vediamo un po' qualche notiziola, perché cerchiamo di non essere troppo tisti, però cerchiamo di seguire quello che succede nel mondo, che è molto importante perché non è che sono cose che non ci riguardano. Come stiamo con i tempi? Siamo già rovinati? Siamo già, bisogna stare un po' attenti, ragazzi, perché si chiacchiera, si vogliono dire tante cose, ma il tempo passa. Allora, dalla Gran Bretagna hanno salvato la testa della regina, tranquilli, siccome devono vendere la Royal Mail, le poste inglesi saranno vendute, operatori tedeschi e olandesi, c'era il timore che sparisse il famoso francobollo con la testa, con l'effigie della regina, e invece niente, c'è stato un emendamento che chi acquisterà le poste britanniche non potrà togliere queste immagini dai francobolli. Poi abbiamo una notizia che secondo me dice tanto: tra Pakistan e India il braccio di ferro delle cipolle. Incredibile, ma vero. Ovvero sia, la cipolla è diventata motivo di tensione tra Pakistan e India. Per il secondo giorno consecutivo, 300 camion carichi di cipolle pakistane destinate all'India sono rimaste ferme alle frontiere. Insomma, poi ve ne andate a leggere, seguite la notizia su Peace Report. Allora, come mai abbiamo iniziato con questa sigla? Con le gemelle Kersten? Ma perché ci sono delle storie che molti non sanno. Allora, le gemelle Kersten sono state una delle tante censure quando dirigeva l'orchestra Solo Mamma dici, ovvero sia, se vuoi essere santo e beato, volta scudo crociato, è per quello che vedete i video delle gemelle che ci vuole di nuovo un po' di luce, perché sennò qui siamo rovinati. Ci siamo, no? Sì. E così, insomma, ogni tanto è illuminata, ragazzi, non solo per rallegrare, ma perché sennò se si abbassa la luce, poi lo sapete, se cala la luce, poi cala anche la palpebra. Le gemelle Kersten, perché portavano quelle calze nere? E perché mamma dice, perché vabbè, chiaramente, da Oltretevere sapete che ci sono le divinità, avevano detto che vedere le gambe, così insomma, poteva essere uno scandalo e quindi le gemelle Kersten portavano quelle calze nere che praticamente gli mancava il sottogola, come dico io. Allora, com'è la situazione, ragazzi? Avete passato bene Natale, Capodanno, Santo Stefano, Epifania? Io spero di sì. Spero di sì, perché se intorno avevate dei piccini, sono sicuro che li avete rallegrati. Il TG satirico va avanti, non è da naso rosso, volevo fin cambiare il titolo. Perché quello è satirico. Perché non è una satira la nostra, è un mettere in evidenza certe notizie che sono un po' tragiche. Diciamo che, come diciamo a Genova, ghe da cianze, traduco, c'è da piangere. E sotto al video troverete degli altri link. Sì, perché è molto importante, perché vi trovate delle notizie che non sono messe in primo piano.
Una piccola cosa, allora sì, questa è importante. Allora, abbiamo raggiunto, siamo vicini ai 2000 fan su Facebook Reset, quindi siccome avete anche il consiglio con due clic per invitare i vostri amici, vi riproporremo la notizia. Ricordate di seguire sempre la pagina di Reset su Facebook. Perché è molto importante? Perché molte notizie in tempo reale vengono comunicate attraverso questa pagina. Allora, cosa facciamo? Partiamo già con la sigla. Volevo dire tante tante cose, ma non sono giornate molto, molto felici, molto rallegranti. Si cerca di rallegrare, sì, ogni tanto bisogna mettersi anche un po' il naso rosso, anche perché non bisogna sperare, come diceva Mario Monicelli, la speranza è una truffa e noi non speriamo. Noi siamo certi perché noi abbiamo un grande potere, anzi due, abbiamo. Il potere del portafoglio vuoto. Mi raccomando, non spendete, non spendete. Riflettete e non spendete. Prima di spendere, riflettete. E poi abbiamo quel grande potere che è la forza incredibile della rete. Ovvero, clicchiamo a più non posso e non molliamo l'osso. Seguiamo le notizie, stiamo sulla notizia, seguiamo certi blogger, ad esempio Daniele Sensi. Daniele Sensi è uno dei nostri autori, io lo chiamo uno dei patrioti del terzo millennio insieme a Lucia Massarotto. Quindi andate a seguire Daniele Sensi sul suo blog L'Anticomunitarista e andate a seguire anche Lucia Massarotto, che è la celebre donna della bandiera. Come dovete seguire Reset, perché è un insieme di voci libere, perché dovete sapere, e lo sapete, che Reset è un blog senza padroni, senza padrini e che anche dopo che sono passate le feste continua a menare a tutti a palazzo i belini. Ragazzi, partiamo con la sigla, io direi di rimettere di nuovo le gemelle a casa perché non stanno male, anche perché fan capo a una censura che tutti abbiamo dovuto sopportare. Allora, un po' di volume, vediamo un po' di partire, ci siamo? Sì? Eccola qua. Sì, ci sta bene perché è il paese dei balocchi, è il paese del cucù, è il paese... È il paese del Dada Umpa. Non so se avete sentito oggi l'affermazione dell'onorevole Borghezio sull'Abruzzo. Dopo neanche 2 ore le ha smentite e sul web potrete ascoltare quello che ha detto e che lui ha smentito e che dice di non aver detto. Questo può solo succedere nel paese del cucù, dove succede tutto. E di più. Allora, vediamo di abbassare un po' il volume così parliamo meglio. Noi ringraziamo tanto le gemelle Kessler che molti voi giovani non hanno seguito, ma che per quelli, per i fratelli maghetti come me, le streghette, che insomma cominciano ad essere un po' vecchiarelli, sono stati un appuntamento con Canzonissima. Perché c'era solo Canzonissima e poi noi andavamo a letto dopo Carosello. Ragazzi, io vi saluto. Non è stata una puntata molto allegra, anche perché come si fa a essere allegri quando si legge che in Tunisia sono morte 50 persone, invece il governo dice sono 14, ne mancano 36 all'appello, giusto? Quindi seguite la diretta web della Tunisia, seguite tutti i nostri autori, seguite Reset, il blog senza padroni e senza padrini. Se ogni tanto fate anche una donazione, non sarebbe male, perché c'è il pulsante giallo in fondo a destra, giusto? Abbiamo ancora pochi secondi. Fratello Maghetto vi saluta lo staff, vi saluta Reset, vi salutiamo tutti. Ciao, a domani, arrivederci, buona Pasqua.